Goggi. Dall'esordio con Anton Giulio Maiano agli sceneggiati, da cantante a imitatrice. Oggi interprete al Sistina di Roma di un esilarante one woman show. Se è vero che ad ogni rinuncia corrisponde una contropartita, voglia di fuggire. Ha una vitalità eccezionale Loretta Goggi, eppure vanta già 46 anni di onorata carriera. Certo, ha cominciato prestissimo come interprete di sceneggiati, poi sono venute le imitazioni e le canzoni. Oggi è mattatrice di uno show tutto suo in teatro al Sistina di Roma, dove l'ha incontrata per noi Adele Amendola. Negli anni 60, poco più che bambina, è stata la protagonista dei grandi sceneggiati televisivi. Sir Daniel mi ha trascinato via a forza. Poi è diventata attrice di teatro, showgirl con Canzonissima, fantastico. Imitatrice al fianco di Alighiero Noschese. Il mio teatro 10 non potesse superare. Con Maledetta Primavera nell'81 ha conquistato il secondo posto a Sanremo, festival che pochi anni dopo ha condotto da sola, prima donna a farlo. Loretta Goggi è nella storia della TV, della canzone, del teatro italiani, ma se glielo ricordi non è proprio contenta. Allora ha capito benissimo, perché quando si parla di storia vuol dire che c'è dietro, no? La lettura dei fatti si fa a distanza di molto tempo. Questo significherebbe che sono avanzatissima con l'età e quindi pesa un po'. Invece a vederla in scena in questi giorni al Teatro Sistina, con se stasera sono qui, in realtà è ancora la ragazzina che ricordiamo nella Freccia Nera. Ecco, diciamo nel cuore sicuramente. Scusa, lei è Loretta Goggi? Dico, sì signora, anche contenta che mi avesse riconosciuto. Sì signora, sono io. Io sono cresciuta con le sue canzoni. Ho detto, signora, ma ha scambiato Mennina Pizzi per Carla Boni. Di certo, oggi Loretta è una donna che sa ironizzare in palcoscenico anche su se stessa, sulla propria vita privata e sul suo rapporto con la TV. Era un fatto talmente noto a tutti che io non volessi fare televisione che Mike Buongiorno l'ha presa sul serio e ha detto: ma se non vuole entrare, lasciatela fuori. Ma perché dobbiamo farla entrare? Mezz'ora sono rimasta lì dietro. Io sono veramente di troppo. E allora penso che tutto sommato me ne posso proprio andare. Ho letto che non vuole tornare sul caso Miss Italia, però in realtà qualche sassolino nello spettacolo se lo toglie, come si dice. Sì, credo simpaticamente, nel senso che non entro nei meriti di quello che è successo. Però sul mio sito ufficiale ho scritto una lettera a tutti coloro che mi vogliono bene, che mi conoscono da anni, per spiegare cosa c'era nell'arco di una settimana di prove, che cosa era successo durante le prove, che poi avevo un contratto chiarissimo e ho avuto incontri chiarissimi ad agosto a Milano. Ah, quindi quella è stata una goccia, non è stato quella sera l'episodio esattamente, singolo. Esattamente, e credo che se non mi fossi comportata così non ne sarei uscita. Se stasera archiviata l'esperienza di Salso Maggiore, Loretta è tornata qui, al teatro, altro suo grande amore, con uno spettacolo che attinge anche al suo straordinario passato televisivo. Loretta Goggi ieri, come la definiamo? Beh, oserei dire è una ragazzina toccata da Dio, perché quando io ho iniziato a fare questo lavoro studiavo soltanto canto e pianoforte perché mio papà adorava cantare e suonava la chitarra. Però non avevo un talento specifico per la recitazione, cosa che invece poi è stato il mio inizio negli anni 60 proprio, sotto processo, sì. Quindi scelta perché non so dire le bugie. Maiano cercava una bambina che non avesse mai lavorato, assolutamente grezza, da poter
plasmare. Mia madre mi porta questo provino, mi dicono: hai già fatto qualcosa tu? E io, vantandomi come avessi avuto una prova d'attrice straordinaria, sì, ho fatto il saggio di quarta elementare. E loro mi hanno detto: no, non dire niente, neanche questo, guarda, tu non hai fatto niente, tu non sai niente, tu, mi raccomando, perché il regista è severo. Io entro dentro e questo regista mi fa: allora, che poi Anton Giulio mi fa parlare tutto così, allora ragazzina, che hai fatto, no? Sai recitare? Io: sì, certo, ho fatto. E poi mi sono messa la mano sulla bocca, sono diventata tutta rossa. E lui ha detto: perché fai così? E allora io ho detto: perché mi avevano detto che non dovevo dire che avevo recitato nel saggio di quarta. Chiaramente lui è scoppiato a ridere e mi ha preso per questo. Attenti, campana, regà, forza! Allora, questo è un work in progress, il che vuol dire che io non ho scritto assolutamente niente. Che resta di un sogno erotico se al sveglio è diventato un poeta. Se è vero che ad ogni rinuncia corrisponde una contropartita considerevole, voglia di stringersi e poi vino bianco, fiori e vecchie canzoni. Loretta Goggi, oggi? Mi sentirei di dire che sono una donna serena, realizzata. Credo che la mia professione mi abbia dato tantissimo, appunto partendo dal presupposto che non avevo né arte né parte, quindi sono arrivata ad essere quella che sono senza avere, non so, genitori famosi, senza facilitazioni, proprio tutto sulle mie spalle. L'aria del sabato sera ritorna leggera da me. E Loretta domani come sarà? Loretta domani non lo so, veramente cerco di vivere il più possibile il presente e devo dire che ho ancora molti sogni e molti progetti, sia come donna che come artista. Diciamo che il mio cassetto è sempre aperto, no? Tolgo un foglietto, ne metto un altro, questo l'ho fatto, allora vediamo di fare un'altra cosa. Quale sogno ci rivela? Ma molto banale, invecchiare sul palcoscenico. Con accanto però la persona che mi vuole bene, perché la mia carriera senza l'amore non la farei nello stesso modo. Aria ruffiana e leggera del sabato.